Nella suggestiva cornice dell'antica trattoria Al Castello, sita a San Giorgio Ionico in provincia di Taranto, la cucina si eleva ad una delle arti più nobili della nostra storia, conservando l'antica tradizione dell'arte culinaria. Piatti tipici ionico-salentini, braceria, forno a legna, il tutto accompagnato dai vini della piccola cantina familiare La Vigna. Menù turistici che uniscono qualità e convenienza. Si può abbinare la permanenza presso il B&B Al Castello. 4 alloggi con tutti i comfort per un piacevole e sereno soggiorno. Con l'adiacente Museo Storico della Civiltà Contadina, con ortale e casa tipica, sarà possibile fare un tuffo nella storia e nelle tradizioni. L'antica trattoria Al Castello vi aspetta a San Giorgio Ionico in via Padre Giuseppe Zingaropoli 12. Alla scoperta del museo etnografico dell'antica civiltà contadina, sito a San Giorgio Ionico e gestito da Pasquale Tripiedi. Beh, nelle scorse puntate vi abbiamo fatto vedere tutta la parte interna, ma ora c'è uno spazio all'aperto in cui viene riprodotta la vita domestica di quell'antica civiltà, che poi capiamoci, non è che stiamo andando nella notte dei tempi, stiamo andando ai primi anni del Novecento, i primi decenni, quindi non è che andiamo nella preistoria. Allora, Pasquale Tripiedi, ve l'abbiamo già presentato, se sei d'accordo facciamo proprio una, come dire, una carrellata indiretta, no? Cioè punto per punto, oggetto per oggetto, strumento per strumento. Beh, voglio dire che un appassionato della civiltà contadina non poteva trascurare un aspetto fondamentale di quella che era la vita domestica di una volta, quindi mi è piaciuto poter riproporre quelle che erano le consuetudini di una vita contadina, di gente che ci lavorava e che ovviamente aveva il dovere poi di poter tirare avanti la famiglia, quindi faceva parte di quell'humus di economia domestica che serviva appunto per tirare avanti le famiglie che erano abbastanza numerose. Sei stato molto preciso, hai messo la denominazione vicino a ogni singolo. Ogni singolo pezzo, e ci ho messo una denominazione, diciamo, ma mi è piaciuta risaltarla in vernacolo. La furanetta. Sarebbe un torchio di quelli piccoli per la produzione del vino. Poi c'era il pollaio, e ovviamente era un aspetto fondamentale anche della vita familiare, dove lì dentro sostavano. Lupuddaio, leggo. Lupuddaro era appunto. Poi leggo sopra lì Vilanzi, perché le bilance facevano parte anche di quella vita di una volta, dove addirittura il contadino poi vendeva i prodotti da lui prodotti. E poi mi fa sorridere la fossa per i bisogni. La fossa per i bisogni. C'era il bagno all'esterno. Un bagno all'esterno che adesso insomma un po' l'abbiamo allestito a modo nostro, però era quella. E qui tutti la furata. Qui abbiamo la furata, che era un torchio più grande, quindi per produzione di vini superiore. Andando avanti, non poteva mancare nelle consuetudini di una volta il lavatoio con la crasta dello bucato. C'è poi lo stricaturo. Lo stricaturo e ovviamente la crasta dove si faceva il bucato, si chiamava bucato perché sotto c'era quel foro dove si tirava l'acqua, alla fine dove si faceva con la cenere e quindi della polvere di sapone. E ovviamente. Immaginate le nostre nonne e bisnonne come lavoravano, eh? Beh, Luigi, io posso dire. Altro che la lavastoviglie, la lavatrice. Posso dirti per l'appunto che io il bucato l'ho vissuto proprio con i miei nonni, e quindi da ragazzino negli anni 60 ho visto tutto questo ben di Dio nelle nostre case, quindi non poteva mancare l'utravino, che era il mezzo agricolo di trasporto, il camioncino, chiamiamolo l'equivalente di oggi. Lì ci abbiamo anche il sciaraball cosiddetto, ovviamente era il calesse, addirittura adesso ci abbiamo messo il cannizzo con i melograni, ed era un classico anche all'epoca. E poi vediamo tutta una serie di strumentazioni per lavorare la terra, mi pare.
Certo, lì abbiamo tutta la strumentazione, quindi lo runciglione, lo rastieddo, lo raspone, le varie tipologie di zappa, lo ruezzolo. Lì sopra, se si può inquadrare, lì c'è il pagliaio dove ci sono alcuni attrezzi agricoli. Ovviamente nella vita contadina di una volta non ho trascurato neanche la stalla con questa mini collezione di moto d'epoca che hanno fatto veramente la storia del lavoro: il Motom, l'MV Auguste, il Guzzino, il Cardellino e lo Zicolo. Beh, che dire, è una realtà da scoprire, Pasquale, l'abbiamo scoperta all'interno e all'esterno, non ci stupisci mai. Ora che andremo al Museo delle Biciclette, altre sorprese. A completare queste consuetudini, Luigi, non finiscono mai le sorprese, non poteva mancare che la casa tipica contadina. Ecco, qui c'è l'insegna, vedete, e quindi anche, vedete, ci addentriamo, proprio ci fa vedere all'interno quelle che è la riproduzione di una casa dell'epoca. Nelle peculiarità dell'epoca non poteva mancare il cucinotto economico, il braciere con l'asciugapanni, la credenza, i vari macina caffè, macina orzo, macina papaya e ovviamente la macchina. Ma toglimi una curiosità, quanto ci hai messo a mettere insieme tutti questi oggetti? Sembra che sei vissuto chissà quante vite, Pasquale, non una vita sola. Beh, posso dirlo che ho iniziato da piccola età a voler, diciamo, nel mio piccolo in casa mi nascondevo l'oggettino che volevo tenere da me. E poi da lì è nata la passione, comunque da più di 30 anni. Chiaro. E ora ci avviamo nella camera da letto. Guardate com'era alto questo letto, pazzesco. E c'è una spiegazione: all'epoca le case che erano abbastanza piccole e anguste, ovviamente il sotto del letto, alto così perché si appoggiava su dei cavalletti che si chiamavano lì trastiedi, si depositava la merce che poi serviva per la sopravvivenza della famiglia. E in un periodo in cui il cibo era un bene preziosissimo, quale miglior custode di colui il quale ci dormiva sopra? Quindi era un po' questa, ma ovviamente il letto ci si andava sopra con un cavalletto, che veniva messo di lato. Quella è l'anaca, sarebbe la culla dei bambini, il rinale, perché la notte non è che ci si poteva andare all'esterno, soprattutto d'inverno, e ovviamente... Cos'è quello, lo scarfalietto? Quello è lo scarfalietto in metallo, poi è uscita la moderna borsa dell'acqua calda, quella in plastica. E qui abbiamo anche alcuni cimeli molto belli, lo scaldamani, lo scaldapiedi e lo scaldamani più piccolo. Sono due modelli. Pasquale, ora... Scusami, un'ultima chicca da non trascurare. Ovviamente sui comò dell'epoca pullulava di immagini sacre, perché c'era sempre quel senso della devozione. Una religiosità molto sentita. Molto sentita, forse più allora di adesso.